questo nuovo video. Oggi un breve video per tutti gli amanti della musica e in particolar modo per tutti gli amanti di David Bowie. Infatti ci trasferiamo idealmente a Bologna e precisamente al Mambo, al Museo di Arte Moderna, dove dal 14 luglio e sino al 13 novembre verrà ospitata la mostra itinerante David Bowie Is, che prima di Bologna ha toccato le più grandi città del mondo, tra cui Chicago, Melbourne, Berlino, Parigi, San Paolo, Toronto, e che è giunta in Italia per l'ultima tappa europea del suo viaggio e poi per poi trasferirsi successivamente, quindi all'inizio del prossimo anno, dall'altra parte del mondo, a Tokyo. Questo breve video vi indicherà giusto qualche piccola curiosità riguardo questa grande retrospettiva, la prima grande retrospettiva dedicata al Duca Bianco. E mentre per tutte le informazioni più dettagliate, quindi orari e costi della mostra, vi lascerò tutto il link nel box informazioni. Bene, iniziamo con qualche curiosità. La mostra è stata inaugurata a Londra al Victoria and Albert Museum il 2 marzo del 2013 e soltanto nella capitale britannica ha richiamato ben 1.400.000 visitatori, richiamandone poi diversi milioni in tutto il resto del mondo. I co-curatori hanno potuto attingere direttamente all'archivio personale di Bowie, dal quale sono state appunto estrapolate 300 oggetti inediti. La mostra è idealmente divisa in tre parti. Nella prima parte abbiamo la prima fase artistica dell'artista, quindi dal 1960 al 1966, che fu un anno di svolta per Bowie, e quindi abbiamo tutto il suo primo periodo londinese. Nella seconda parte invece abbiamo una sorta di immersione all'interno del processo creativo del Duca Bianco, mentre nella terza fase, nella terza parte, abbiamo un vero e proprio tuffo multisensoriale, in quanto vi sono numerosi documenti video e audio, molto spesso inediti, accompagnati dalla visione di diversi abiti di scena di Bowie, immagini, foto, oltre che testi scritti di suo pugno. Infatti, vi sono molti testi autografi delle sue canzoni, tra cui quello di Starman. Come abbiamo detto, questa non è soltanto una semplice mostra itinerante, non è una semplice retrospettiva nel mondo di Bowie, ma è un vero e proprio viaggio multisensoriale, in quanto tutti i nostri sensi vengono ampliati, amplificati all'interno di questa esposizione. Vi sono infatti documenti video, audio, interviste, insomma tutto ciò che ricorda e che rende immortale un uomo che ha fatto la storia non soltanto della musica, ma anche dello stile, una vera e propria icona contemporanea, forse la più grande icona contemporanea. Due piccole curiosità riguardo questa mostra. La prima è che proprio mentre era a Londra è stato girato al suo interno un documentario omonimo, appunto David Bowie Is, girato da Hamish Hamilton, che sarebbe lo stesso regista del documentario sugli U2 per la HBO. Il documentario ha come voce narrante quella appunto dei co-curatori ed è non una semplice pubblicità della mostra, ma proprio una vera e propria presentazione, un modo per permettere a chi non può andare a vedere la mostra di immergersi all'interno di un sogno, di un viaggio. La seconda curiosità è che durante la mostra sono stati esposti dei documenti e dei disegni
inediti anche questi riguardo Hunger City, un film, un lungometraggio che doveva essere tratto da 1984 di George Orwell, che però non è stato mai poi riprodotto. Bene, questo voleva essere un piccolo video di presentazione, come se ce ne fosse bisogno, sulla mostra dei The Bowies. E niente, mi farebbe piacere se qua sotto scriveste i vostri pareri sulla mostra, perché andate a vederlo, oppure sul documentario. Documentario che ho dimenticato di dire che è stato riprodotto nei cinema italiani nel 2014 e poi è stato riproposto come evento speciale qualche giorno prima dell'inaugurazione a Bologna. Credo comunque, cercherò bene, metterò il link qua sotto eventualmente, si possa acquistare in DVD. Comunque, se così sarà, vi lascio il link qua sotto, controllate. E niente, questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Vi ricordo di lasciare un pollice in su e di iscrivervi al canale. E mi raccomando, se avete visto la mostra, avete visto il documentario, lasciatemi il vostro parere qua sotto, che cercherò di rispondervi. Insomma, mi farebbe anche a voi piacere sapere la vostra opinione. Ciao e alla prossima!